Quest'anno il comitato organizzativo della Notte Nazionale del Liceo De Bottis, il nostro comitato, ha inteso prendere spunto proprio da questo aereo. Noi, questa scuola ha quasi 100 anni, non abbiamo potuto chiedere al progettista che cosa volesse intendere con questa sua idea in principio, però ci piace pensare che dalla scuola la cultura vola in alto, insieme alla cultura volano anche i sogni e gli orizzonti dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Una curvatura in ripresa, quella dell'indirizzo classico e degli studi classici, si registra anche sul territorio di Torre del Greco. Noi abbiamo intrapreso da 5 anni la curvatura biomedica e siamo al 5º anno del liceo classico a curvatura biomedica e i ragazzi stessi registrano una forte affluenza di iscrizione, così come da 3 anni abbiamo istituito la curvatura archeologica e a tutela dei beni culturali e c'è un'ottima risposta dal territorio. Tante le attività e le iniziative che il Liceo De Bottis promuove e vive nel corso dell'intero anno scolastico, come tanti laboratori e le attività preparate ed organizzate per questa notte magica. Sì, il Liceo De Bottis offre una offerta formativa molto diversificata, versatile, e sono proprio i ragazzi a darci i suggerimenti, le proposte. E per la notte dei licei i ragazzi sono stati proprio protagonisti anche nella progettazione delle aule, dei laboratori tematici. Sento molto orgogliosa dei miei studenti, delle mie studentesse, del mio corpo docente, del personale ATA. Io sono molto orgogliosa di appartenere alla famiglia del De Bottis. Io ritengo che questa notte dei licei abbia un significato particolare quest'anno, perché come abbiamo ascoltato attraverso i messaggi che provengono dai vari licei d'Italia e anche d'Europa, si è molto puntato sulla necessità che attraverso gli studi classici, i principi dell'onestà, della solidarietà, della pace, tanti aspetti negativi che oggi noi vediamo intorno a noi, la guerra, la disperazione, la penuria per questa vicenda economica così triste e difficile, ecco, tutto ciò, guarda un po', ricollega il presente al passato. Penso che il viaggio sia il tema giusto per i ragazzi del liceo, di qualunque indirizzo. Il loro è un viaggio, partono da una condizione, diciamo, adolescenziale in cui hanno bisogno ancora di essere accolti, di essere compresi, di acquisire delle conoscenze per poter spiccare il volo, e quel volo i ragazzi lo realizzano proprio quando arrivano alla conclusione. Quindi mai un tema come questo particolarmente efficace. Benedetta De Luca, avvocato ed influencer, questa sera un messaggio di solidarietà importante, un messaggio contro il cyberbullismo, un messaggio di denuncia sociale per aiutare il percorso di formazione dei giovani del Liceo De Bottis. Sì, ho parlato con tanti giovani ed è stata una bellissima emozione, questo perché io sono una divulgatrice sui social, quindi cerco di trasmettere un messaggio di inclusione, valorizzazione della diversità, parità di genere, tutte tematiche che vivo ovviamente sulla mia pelle, ma quando spengo il cellulare e parlo con i giovani è l'emozione più bella, perché loro sono il futuro e sono certa anche che la generazione Z è molto sensibile a queste tematiche, perché credono molto nel valore della diversità e quindi chissà, un domani veramente grazie a loro ci sarà un mondo più inclusivo. Bisogna essere vicini ai giovani, capire le loro esigenze e ecco, come parliamo tanto di abilismo nei confronti della disabilità, di classismo, io penso che c'è anche l'ageismo, nel senso la discriminazione in base all'età. Si pensa che questi giovani siano tutti un po' svogliati, tutti sempre con le cuffiette nelle orecchie, invece io penso che questi giovani hanno un forte potenziale e lo dimostrano ogni giorno perché sono i portavoce di tante tematiche importanti come la sostenibilità ad esempio, e quindi essere vicino a loro e credere nel loro messaggio. Perché i social ci fanno credere che esista una vita perfetta, invece non è così. L'ho detto anche all'incontro, ognuno di loro deve capire e deve conoscere i propri limiti, abbracciarli e credere nelle proprie unicità, anche perché no, nelle proprie imperfezioni.
Presidente Mauro Asciun, è una notte di festa, una notte magica al Liceo Classico Gaetano De Bottis, che diventa una delle tante piazze italiane della cultura classica. Ah, è bello vederlo celebrato anche nello storico liceo di Torre del Greco, liceo del Bottis, e quindi è un'occasione anche per la Banca di Credito Popolare, che è storicamente presente in queste iniziative, perché la banca come azienda del territorio ci tiene ai giovani, ci tiene al loro futuro, e quindi lo tiene proprio come obiettivo di responsabilità sociale. Quindi non poteva mancare l'azienda del territorio, l'impresa del territorio, che investe denaro ma investe soprattutto nei giovani e nel futuro.